Bentornate telespettatrici, bentornati telespettatori di Dottor Wisp, la trasmissione Wisp che ci dà la possibilità di affrontare i più svariati argomenti per tutti noi sportivi, ma anche per coloro che sportivi non sono, magari lo stanno per diventare. E oggi, raccogliendo tutte le vostre richieste, andiamo a trattare un argomento che ho visto interessa veramente molte persone, sono le patologie tiroidee. La dottoressa Cinzia Di Petta, che ringrazio per essere intervenuta ai nostri studi, ci parlerà di questa tipologia. Però, come faccio sempre, dottoressa endocrinologa, esperta di queste patologie, vado a chiederle di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando e di quale parte del corpo è interessata da questo tipo di problema. Buonasera. Allora, la ghiandola di cui parleremo oggi è la tiroide. È una ghiandola che si trova alla base del collo e produce degli ormoni tiroidei che sono indispensabili per la vita. Gli ormoni tiroidei entrano in gioco in tutti quelli che sono i meccanismi del nostro organismo, nel controllo dell'omeostasi, nel controllo del peso, nel controllo di altri poi sistemi ormonali. Quindi un buon funzionamento tiroideo è alla base di un buon funzionamento del nostro organismo. Dottoressa, sono tante le persone che mi hanno chiesto di trattare questo argomento, di chiarire alcune situazioni, alcune complicanze e magari parlare anche, come faremo in questa puntata, della cura e della prevenzione relativa alle patologie tiroidee, forse perché è una patologia in crescita. Una volta, qualche decennio fa, non si conosceva nemmeno e veramente bisognava capire cosa fosse la tiroide. Oggi invece è una di quelle patologie che investe una larga percentuale della popolazione. Assolutamente sì, e soprattutto è una patologia che riguarda molto spesso il sesso femminile, sia per quanto riguarda il cattivo funzionamento, quindi un eccesso di ormoni tiroidei oppure un difetto di ormoni tiroidei, ma sia anche quando parliamo di noduli tiroidei. Quindi è una ghiandola che va controllata sempre in determinate situazioni, soprattutto quando c'è familiarità per patologie tiroidee. Abbiamo detto che ad un certo punto si manifesta e quindi vado subito a chiederle quali possono essere i sintomi originari di questa patologia. Allora, quando parliamo di ghiandola tiroidea dobbiamo fare una distinzione per quanto riguarda le patologie. Quando parliamo di ipotiroidismo, cioè di una ridotta quantità di ormoni tiroidei, c'è tutta una sintomatologia che va analizzata. Di solito il paziente presenta un aumento di peso che può essere di pochi chili, ma magari il paziente riferisce che non riesce a perdere peso e prima ci riusciva. Per quanto riguarda le donne ci può essere un'alterazione del ciclo mestruale, fino addirittura alla scomparsa, la menorrea. Ci possono essere problemi di intolleranza al freddo, una persona che prima non aveva problemi durante l'inverno si ritrova improvvisamente a soffrire tantissimo il freddo. Può presentare stipsi, un rallentamento nell'intestino, ci possono essere addirittura alterazioni dell'umore, fino ad arrivare proprio a delle depressioni vere e proprie, ma non legate a uno stato psicologico, ma a un cattivo funzionamento. A proposito appunto della sintomatologia, ovviamente sono sintomatologie importanti, nel senso che l'aumento o la diminuzione di peso non è semplicemente ponderale, ma non si può non farci caso. Assolutamente sì, ripeto, soprattutto in persone che prima non avevano assolutamente questo problema. E poi per esempio un altro dato laboratoristico, un aumento del colesterolo. Persone che prima non avevano nessun problema di colesterolo, che non hanno un'alimentazione che porterebbe a un aumento del colesterolo, che non hanno familiarità per questo problema, improvvisamente dagli esami viene fuori un aumento del colesterolo. Tutto questo per quanto riguarda l'ipotiroidismo, quindi una scarsa attività della ghiandola, ma lei ci ha parlato e esiste anche l'ipertiroidismo. Quali sono i sintomi relativi all'ipertiroidismo? L'ipertiroidismo spesso sono sintomi esattamente opposti a quelli dell'ipotiroidismo, quindi avremo per esempio un paziente che tende a perdere peso, anche qui non giustificato da cambiamento dell'alimentazione, è un paziente che ha per esempio tachicardia, e questo può essere un problema se una persona ha già problemi cardiaci, è un paziente che è ansioso, che ha problemi a dormire, che dorme male, e quindi tutto questo può far pensare a un cattivo funzionamento tiroideo. Ma cosa può scatenare l'ipertiroidismo? Ci può essere una causa scatenante? Sì, possono essere varie le patologie che possono scatenare l'ipertiroidismo. L'ipertiroidismo può essere scatenato da una malattia autoimmune, cioè quello che viene detto morbo di Graves, è una malattia autoimmune con degli anticorpi che stimolano la ghiandola a produrre più ormone tiroideo, e questo fa sì che ci sia tutta questa sintomatologia.
Una caratteristica del morbo di Graves, che spesso colpisce il medico o spesso porta il paziente dall'oculista, è quello che viene detto esoftalmo, cioè la protrusione del bulbo oculare, che dà una caratteristica facies, che spesso è il primo sintomo che porta diciamo, il paziente dal proprio medico, alcune volte dal proprio oculista. Così come per tutte le altre patologie, per tutte le altre cause scatenanti sono evidenti, lei ha portato una diapositiva di una foto nella quale appunto si vede... Sì, questa... si evidenzia proprio questo tipo di problematica, che alcune volte può essere magari meno evidente, però altre veramente... La vediamo appunto in onda, e vediamo che effettivamente sembra quasi che la persona stia facendo la faccia, invece è proprio così. Sì, sì, c'è la retrazione palpebrale della palpebra superiore, che porta appunto a evidenziare il bulbo oculare in maniera importante, c'è quest'edema al di sotto del bulbo oculare, e chiaramente questa è una complicanza aggiuntiva dell'ipertiroidismo, perché in questo caso, oltre a curare l'aumento degli ormoni tiroidei, va curato chiaramente il problema oculare, che può dare sicuramente molti problemi al paziente. Abbiamo parlato di una sintomatologia importante per quanto riguarda questi disturbi, ma una volta che si cominciano a manifestare, diciamo, problemi di questo genere, quali sono gli esami che bisogna fare per riuscire poi ad arrivare ad una diagnosi? Certo, allora sicuramente la prima cosa da fare è il dosaggio degli ormoni tiroidei, nello specifico quelli che vengono detti FT3, FT4 sono delle sigle, e il TSH, e già questo ci dà un'idea di come funziona la tiroide del nostro paziente. Poi vanno valutati quelli che vengono detti gli anticorpi, anti-TPO, anti-TG, anti-recettore del TSH, che ci fanno indirizzare verso il tipo di patologia autoimmune oppure non la presenza di questi anticorpi. Poi sicuramente un'ecografia tiroidea al nostro paziente va fatta. Sono gli stessi esami sia per accertare l'ipo che l'ipertiroidismo? Tendenzialmente sì, nel senso che va valutata la funzionalità della tiroide. Chiaramente il medico indirizzerà la sua diagnosi più verso l'ipo o più verso l'iper a seconda della sintomatologia, e questo appunto ci darà una prima indicazione. Sicuramente l'ecografia tiroidea, come dicevamo prima, che ci dà un'idea della struttura della ghiandola e magari ci fa evidenziare dei noduli, perché anche un nodulo può dare per esempio ipertiroidismo. Un nodulo della tiroide che funziona troppo può dare ipertiroidismo. In questa immagine, questa è un'ecografia di una tiroide, diciamo, normale. Sicuramente può essere di difficile interpretazione per chi non è un endocrinologo, per chi non è un medico, ma questa è una struttura di una ghiandola normale. Quando si evidenziano dei noduli, la diagnostica chiaramente va continuata, e l'esame sicuramente da fare è l'ago aspirato tiroideo. È proprio qui che volevo arrivare, perché veramente in tanti mi hanno chiesto la necessità di questo esame. Noi vediamo effettivamente abbastanza invasivo, sembrerebbe impressionante. In cosa consiste e se si aspira o se si inietta? Allora, l'ago aspirato è una puntura sul collo in corrispondenza del nodulo che si è evidenziato con l'ecografia, e si aspirano le cellule, perché l'ago aspirato è l'unico esame che ci potrà permettere di dire se è un nodulo benigno o ci può dare, ahimè, l'indicazione che questo nodulo sia maligno. Quindi ecograficamente ci possono essere delle indicazioni che ci fanno propendere più per la benignità o la malignità del nodulo, ma è solo purtroppo l'ago aspirato che ci può dare questa indicazione. L'ago aspirato sì, può sembrare un esame abbastanza invasivo, però è un esame di pochi minuti, il paziente non deve né parlare né ingoiare mentre lo fa, e in pochi minuti comunque ci dà un'ottima indicazione. Tuttavia possiamo dire che si tratta di un vero e proprio esame ai fini dell'accertamento di una patologia, non viene rimosso nessun tipo di nodulo, non viene fatta nessun tipo di terapia, è giusto? Assolutamente no. Mentre si fa l'ago aspirato si può rimuovere una piccola parte di liquido, se per caso questo nodulo è composto anche da una parte liquida, ma probabilmente si riformerà anche nel giro di poco tempo. È un esame diagnostico. Chiaramente dopo la diagnosi eventualmente si decide poi per la terapia. Ed è proprio qui che volevo arrivare, perché poi tanti mi chiedono se ci sono terapie diciamo integrative per quanto riguarda la tiroide. Qualcuno mi chiede preoccupato se bisogna intervenire chirurgicamente. Allora, l'indicazione a intervenire chirurgicamente sicuramente c'è quando all'ago aspirato viene fuori un'indicazione per un nodulo maligno. Quella è l'indicazione assoluta all'intervento chirurgico. Poi insieme al chirurgo si deciderà se asportare solo una parte di tiroide, asportarla tutta, anche a seconda magari dell'età del paziente, della situazione generale.
Poi si può decidere per l'intervento chirurgico quando i noduli sono talmente tanti che danno problematiche, per esempio, di deglutizione. Bisogna considerare che dietro la tiroide c'è la trachea e l'esofago, e quindi qualsiasi nodulo della tiroide che sia tanto grande da schiacciare tracheo e esofago dà l'indicazione alla chirurgia. E nelle situazioni invece di ipertiroidismo o di ipotiroidismo la chirurgia non è mai l'indicazione assoluta, ma ci sono le terapie farmacologiche sicuramente da fare. La domanda, forse me lo fa chi è stato operato di appendicite, si può vivere senza tiroide? No, nel senso che la terapia poi, dopo l'intervento chirurgico, è una terapia sostitutiva, cioè va fatta a integrazione con l'ormone tiroideo, perché l'ormone tiroideo è indispensabile per la vita, e quindi verrà fatta nelle quantità necessarie a seconda dell'età del paziente, a seconda del peso che ha il paziente, perché chiaramente più il paziente pesa e più bisogna dargli ormone tiroideo. Ci sono delle regole generali, ma poi va adeguato a ogni singolo paziente. Siamo partiti da sintomi, abbiamo fatto degli esami, abbiamo fatto una diagnosi. Al termine di una diagnosi, come ci sta suggerendo, bisogna fare un protocollo per quanto riguarda poi una terapia che non è momentanea ma può assumere degli aspetti, certo, proprio diventa un'abitudine di vita, perché certo, finisce o non finisce mai una terapia tiroidea? Allora, in alcuni casi finisce, in altri no, nel senso che se parliamo di tiroidite di Hashimoto, quindi di ipotiroidismo cronico, in quel caso la terapia è una terapia sostitutiva e va fatta per tutta la vita. È una terapia abbastanza facile da gestire, è una compressa la mattina a digiuno e non dà problemi più di tanto. Poi ci sono per esempio le tiroiditi subacute, quelle che si esauriscono nel giro di settimane o mesi, e in quel caso la terapia è momentanea. Per quanto riguarda per esempio il morbo di Graves, è una terapia momentanea per un anno e mezzo, due anni, ma va rivalutata nel tempo, cioè va rivalutato se si ripresenta un altro episodio di Graves, e quindi in quel caso va rifatta la terapia. Quali possono essere gli accertamenti periodici per la rivalutazione della terapia e se ci possono essere delle sospensioni, ovvero se si può guarire di tiroidismo, se ci sono dei casi in cui è accaduto? Allora, per quanto riguarda le forme croniche, no, la tiroidite di Hashimoto è la forma classica cronica e quindi si farà terapia per tutta la vita facendo saltuariamente, diciamo una o due volte all'anno, il dosaggio degli ormoni tiroidei. Si consiglia di fare anche un'ecografia ogni 2-3 anni, poi dipende dalla situazione del paziente, per valutare che non ci siano per esempio formazioni nodulari. E anche nel caso dei noduli tiroidei si consiglia di fare un controllo ecografico semestrale, annuale, anche lì dipende dalla grandezza e dal numero di noduli tiroidei, e si segue il paziente poi nel corso della sua vita. Abbiamo iniziato dicendo che è una patologia che è cresciuta negli anni e effettivamente oggi è molto diffusa, purtroppo, abbiamo detto più tra le donne che tra i maschietti, ma in generale è molto diffusa. Quali possono essere le cause di questa espansione al negativo di questo tipo di patologie? Allora, per quanto riguarda la parte che riguarda le malattie autoimmuni della tiroide, sono in aumento un po' come sono in aumento tutte le patologie autoimmuni, quindi anche quelle che riguardano l'apparato osteoarticolare, quelle che riguardano altre ghiandole, probabilmente anche perché la diagnostica ha fatto passi avanti e quindi quelle che prima non venivano diagnosticate o venivano diagnosticate solo dopo tanti anni, adesso vengono diagnosticate tutto, proprio perché c'è una maggiore attenzione diciamo alle patologie tiroidee. Per quanto riguarda il discorso dei noduli, tenete presente che per la formazione dell'ormone tiroideo è indispensabile la presenza di iodio, e purtroppo negli ultimi anni anche le zone costiere che prima non erano considerate iodio carenti lo sono diventate sempre di più. Quindi se prima le patologie nodulari erano una caratteristica delle zone montane, di chi abitava in montagna, adesso non lo è più, e anche chi abita sulla costa, anche chi abita così vicino al mare come noi, può avere problematiche di noduli tiroidei. Dottoressa, credo che abbiamo veramente risposto a tante delle domande che mi sono giunte, mi hanno scritto e mi hanno chiesto per strada, quindi non posso che ringraziare per la chiarezza e anche per i contributi che ha portato. Chiunque volesse incontrare la dottoressa può incontrarla, direi, anche presso gli studi di Omnibus Salute, che è stato nostro partner nello scorso anno. E ovviamente, parlando di Omnibus Salute, non posso che ringraziare e salutare come sempre ItPro, che è sempre qui vicino a noi, come dico sempre, il terzo ospite del nostro studio, che poi ci permette di realizzare le puntate di Dottor Wisp, ma tutte le attività della Wisp Abruzzo e Molise. Quindi nel salutare la dottoressa saluto ItPro, ma soprattutto saluto tutti voi, i nostri telespettatori e telespettatrici. Ci vediamo alla prossima puntata.